canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose. Però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole sono tutte uguali, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali, e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo, no? All'improvviso viene voglia di cantare. Eccoci qua, siamo arrivati a Sanremo dopo 1400 chilometri, 12 ore di viaggio. Qui ad attenderci una splendida giornata e una splendida cittadina. Sono qui per raccontarvi il dietro le quinte di questo meraviglioso festival, il 64esimo festival della canzone italiana. Allora andremo in giro a intervistare persone e personaggi di questo festival. Venite con me. Se viene voglia di cantare, canteremo. Proviamo a crederci e poi vedremo. Se viene voglia di cantare, canteremo. Perché Sanremo è Sanremo. Devo dire che quest'anno non ci sono tantissimi i fiori, soltanto qualche aiuola, così qualche ciclamino, ma andiamo proprio all'interno della cittadina per vedere cosa ci riserva. Sanremo è Sanremo! Viaggiatori dei sogni, cacciatori di occasioni, mercanti, pirati, ladri di emozioni. Diremo adesso basta, ma non cambieremo. Perché Sanremo è Sanremo! Sanno di zucchero, di fragole e limoni, quanti gusti diversi, le ragazze e le canzoni. Fan ridere, fan piangere, ci ricascheremo. Perché Sanremo è Sanremo, no! All'improvviso viene voglia di cantare. Chi se non altro viene voglia di cantare. Se viene voglia di cantare, canteremo. Maurice, salve. Ciao, buongiorno. Ma che ci fai qui a Sanremo? Sono cantante sosia di Elvis Presley, Joe Bavota, sono praticamente al Palafiori in un festival della melodia che si tiene ogni anno e mi hanno invitato alla finale come ospite e come giuria, quindi sono qui a Sanremo. Buona permanenza. Grazie di cuore. E allora andiamo a chiedere quanto costa più o meno una corsa in taxi e soprattutto se hanno beccato qualche VIP, qualche personaggio famoso. Allora, com'è qui la corsa dei taxi? Quanto costa una corsa? Avete incontrato qualcuno? Che so, Giletti ho visto, io la Parietti. Sì, una corsa viene dai 8 ai 10 euro in città. Diciamo, Piazza Colombo, ad esempio, gli alberghi qua in zona 10 euro. 8 euro, dipende. Siamo lì, 8 di giorno e 10 di notte, dai. Avete incontrato dei VIP? Ma poca roba, poca roba. Che differenza c'è tra quest'anno e gli scorsi anni? La crisi si fa sentire, Purtroppo meno gente. Anche la storia della ferrovia ha fatto il suo perché. Cosa dici te? Io sono veramente d'accordo, per tornare a vedere gente bisogna tornare indietro di anni, 4-5 anni, la crisi, un po' i budget limitati, la ferrovia, come diceva il mio collega, ha limitato le presenze a questo festival, comunque sono 3 o 4 anni che anche per noi il lavoro è calato. Ecco. C'è un percorso minimo, una corsa minima che è di 8 euro e poi un supplemento notturno che è di 2 euro o festivo la domenica. Non ci sono pochi fiori secondo voi qui a Sanremo? Non ci sono più, non ci sono neanche i clienti. Ci sono i taxi, non ci sono i clienti. Quindi né clienti né fiori. Vabbè, anche questo è Sanremo. Anche questo è Sanremo. Sanremo 2014. Però dobbiamo sempre puntualizzare questo ottimo clima. Non so se in questi giorni avete notato le temperature 18-17 gradi, insomma, 19. Qua a Sanremo. Qua a Sanremo si sta bene, sì, mancano un po' i fiori, però in giro c'è pieno di mimosa fiorita. Va bene, allora ci accontenteremo di questa. Buona continuazione. Se viene voglia di cantare, canteremo. Proviamo a crederci e poi vedremo. Se viene voglia di cantare, canteremo. Perché Sanremo è Sanremo.
Amore, oramai noto alle cronache mondiali perché è salito sulle mani del Papa e benedetto per 3 volte, è ingaggiato, quindi benedetto e miracolato, perché subito dopo la benedizione è arrivata la convocazione da Rai per il dopo festival. Amore è il giudice del dopo festival, i cantanti dopo essersi esibiti all'Ariston ci raggiungono a casa Sanremo dove c'è la postazione del dopo festival, e dopo essersi esibiti anche da noi c'è poi tutto un incontro dibattito con i vari direttori dei quotidiani, dei settimanali, dei mensili, e dopodiché a cospetto di Amore dicono, ripetono per solo 3 volte il loro nome piuttosto che un brano della canzone. A quel punto, se Amore si esprime bene, la gara continua, e se Amore sta zitto, beh, è auspicio di mala sorte. Che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole, sono tutte uguali, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali, e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo, no? All'improvviso viene voglia di cantare. Da dove arrivate? Da Bologna. Ah, no. Da Bologna siete qui per il festival? Stiamo lavorando, sì. Ah, siete colleghi? Sì, grazie, ciao. Davanti all'Ariston, e qui ci sono tantissime radio, proprio qui in vetrina. Questa che avete appena visto è una radio siciliana, Radio Flash, e qui di rimpettaia invece c'è RTL, sicuramente l'avrete seguita in diretta nazionale, anche loro seguono il festival. Al di là delle transenne, il pubblico numeroso che aspetta gli autografi dei cantanti che appunto a quest'ora entrano a provare. In questo momento è arrivata Lorella Landi che conduce sul Reti Rai nel primo pomeriggio di sabato Le Amiche del Sabato. Come potete vedere si è fermata insomma con i suoi fan e sta rilasciando degli autografi. Ed ecco un'istituzione del Festival di Sanremo, perché dovete sapere che lui è siciliano ma viene ogni anno qui a seguire il festival. Da 18 anni. Da 18 anni, tu da dove arrivi? Arrivo dalla provincia di Siracusa, però vivo anche a Roma e anche qui, perché anche qui ho un monolocale per cui vengo spesso anche in estate. Che cosa ne pensi di questo 64esimo festival? Ma guarda, a me è piaciuto tantissimo. I presentatori sono in gamba, sono simpatici, preparati, le canzoni sono belle, non vedo perché non debba piacere. Ecco. Qual è stata la conduzione che hai preferito? Sia quest'anno che l'anno scorso, allo stesso modo. Allo stesso modo. Sono bravissimi. No, dico rispetto agli anni precedenti, quindi ad altri. Ma è una, allora, è una presentazione, un modo di gestire essenziale, senza fronzoli. Per esempio i Sanremo di Baudo erano pieni di fronzoli, pieni di eccessivi.
questo è essenziale, perfetto, lineare, simpatico, allegro. Non vedo il perché non debba essere ben visto, ecco. Quindi un festival promosso a tutti gli effetti. No, a tutti gli effetti, anche le canzoni belle. Mi ha deluso un po' Noemi, una canzone tipicamente estiva. Magari se l'avesse lanciata verso maggio o giugno poteva essere, ma in questo periodo non è adatta. Ok, allora Alfio, buon festival. Grazie cara, ciao. Un saluto a tutta la Calabria, un saluto a tutta la Calabria. E qui a Sanremo c'è anche Giulio Cesare. Certo, sono venuto dal Colosseo proprio per ospitalità. C'ho l'invito particolare dal sindaco di Sanremo. Ma che fa con questi fiori in mano? Questi fiori è perché li do stasera all'Arizzetto. Non è che sono fiori normali o tutti possono portare. Io stasera, Giulio Cesare, sul palco dell'Arison porterò i fiori all'Arizzetto dal Colosseo di Roma. Ave Cesare! Grazie, molto bene. Venga, venga, venga. Intanto riesce anche a fischiettare. O prim bambore, o prim bell'ultimo sarai per me. O vita mia, o cuore, e chi stu cuore, si stato, o prim bambore, o prim bell'ultimo sarai per me. Amici, attenzione a Puppo, sì. Calabria, fantastica la Calabria, eh? Di tutto tanto, ma siete milioni. No, l'ho buttato nella faccia. Come potete vedere qui sul red carpet c'è Marcello Cirillo direttamente dai Fatti Vostri su Rai 2 che sta intervistando Ron.
devono mancare i calabresi, perché io qui sento la tarantella, quindi basta una fisarmonica, un tamburello e la tarantella è pronta. A tutti gli effetti. Anche a Sanremo, la noi Calabria, ma che sì. Ci fate qui? Allora, noi stiamo girando tutta Italia e siamo arrivati dopo aver vinto un concorso che per noi è stato un concorso molto importante, che era l'Eurofestival della Calabria. E quindi siamo arrivati qui, stasera e nel pomeriggio ci esibiamo al teatro dove noi presentiamo il nostro l'ultimo lavoro che abbiamo fatto e quindi ci auguriamo che comunque con questo ultimo lavoro possiamo andare oltre l'Italia. Però vogliamo ringraziare tanta gente della Calabria che sta arrivando qui per seguirci, pomeriggio arriveranno due pullman di tutta la Calabria. Perché ci voglio vedere in esibizione dal vivo, noi suoniamo sempre dal vivo. E voi sarete a casa Sanremo? Sì, noi abbiamo tanti strumenti pure che abbiamo portato con noi, dove noi abbiamo gli strumenti calabresi fatti da noi, dove abbiamo già la lira calabrese, la zampogna che c'è l'amico che sta suonando, tamburello, sono tutti strumenti costruiti da noi. E stasera ce ne sono tanti altri, abbiamo lì al teatro abbiamo tanti strumenti che stasera vogliamo fare vedere. Da quale parte della Calabria venite? Noi siamo di Taurinova, proprio della piana di Taurinova, e quindi stiamo girando oltre comunque la Calabria, noi ci stiamo girando molte città pure su al nord, siamo stati un paio di mesi fa ad Ascoli Piceno dove davvero la gente poi è arrivata con tanto calore, davvero gente che spesso non conosce nemmeno, non sa il dialetto nostro calabrese, perché noi i pezzi calabresi li facciamo tutti in dialetto, pezzi scritti da noi, musicati da noi, però già con la musica ti tira e ti fa ballare. Abbiamo visto adesso in pochi minuti proprio la gente che si vuole divertire, la gente che salta, che lo sente questo ritmo, è un ritmo che abbiamo noi direttamente nel nostro sangue. Quindi intanto io vi ringrazio, siamo stati comunque a RTV noi la settimana scorsa, non so se l'hai visto il filmato. Sì, allora salutiamo tutti gli amici di RTV, tutti gli amici di Reggio, salutiamo un po' tutti. E quindi ringraziamo pure tutta la gente di Sanremo che ci sta davvero, è due giorni che siamo qui, ma ci sta davvero trattando, ci sta accogliendo con quel calore che abbiamo noi calabresi, che ci meritiamo d'altronde, va bene? Ok, allora, grazie a 39 Sound qui da Sanremo. Dal 1931 Attina Industria Conserviera, contorni su zuccherie, sott'oli e sottaceti di qualità garantita e controllata. Porta in tavola il meglio della tradizione calabrese con i contornelli e Calabria Mia. Oltre 300 prodotti lavorati, trasformati e confezionati nel moderno stabilimento di Villa San Giovanni, mantenendo il sapore e il profumo delle cose di una volta. Attina e Forti, oltre 80 anni di bontà calabrese nel mondo. www.attinaeforti.it. Voglia di un buon gelato? La Bottega del Gelato è la risposta giusta. Da noi, oltre al gelato tradizionale e ai gusti novità, trovi anche il gelato di riso, di soia e per diabetici. Inoltre mousse, coni mignon, torte gelato, tartufi e tanto altro ancora. La Bottega del Gelato è in via Domenico Muratori 29, zona Piazza Carmine a Reggio Calabria. Telefono 0965 18 50 364. La Bottega del Gelato, i piaceri del palato. Siamo a Palmi, nel caseificio Il Granatore, qui produciamo i nostri manufatti con solo latte di bufala. Tutti i giorni
realizziamo la mozzarella affumicata con la paglia di grano, la ricotta fresca e salata, i formaggi freschi e i formaggi semistagionati e un'ultima specialità, lo yogurt di bufala parzialmente scremato. Ci trovate a 200 metri dallo svincolo 3 di Palmi, al caseificio Il Granatore, solo manufatti di latte di bufala. Nucera Christian, consulente assicurativo e finanziario. Per l'assicurativo, polizza infortuni, attività, casa, fideiussioni, vita, RC Auto. Per il finanziario, mutui, prestiti personali, cessioni del quinto, consolidamento debiti, leasing, carte di credito. Per info 349 21 21 720. Email christian.nucera@gmail.com. Giorno, quello che hai sempre desiderato. Sarai la più bella. Pretendi il meglio. Temptations Gallery, l'atelier che ti propone una vasta collezione sposa. Oltre 1000 abiti selezionati delle griff più prestigiose. Temptations Gallery è la compagna affidabile che ti seguirà nella scelta dell'abito che hai sempre desiderato e che ti renderà meravigliosamente unica. Affidati ad uno staff di professionisti. Realizzerai il tuo sogno al prezzo che desideri. Anche lo sposo. Sceglie Temptations Gallery con una vastissima selezione di abiti firmati Carlo Pignatelli. Temptations Gallery, un sogno lungo un giorno, da ricordare tutta la vita. Strada statale 18, chilometro 485, Palmi. Info e appuntamenti 0966 21 529. Allora, parliamo un po' di questa 64esima edizione del Festival di Sanremo. Chi ti è piaciuto di più, chi ti è piaciuto di meno tra i cantanti in gara, tra i campioni? Ci sono molte discussioni al riguardo, perché si dice in realtà non sono poi i grandi pilastri, no, della canzone italiana, perché sì, certamente sono campioni, però sono tutti giovanissimi. Sì. Che ne pensi tu? No, penso questo, che Fazio ha voluto fare un Sanremo un po' trasgressivo, però non ricordandosi che in fondo ci deve essere una riconoscibilità da parte del pubblico di casa di chi ha davanti. Ovviamente noi sappiamo chi è Franca Energy, sappiamo chi è Riccardo Sinigallia, sappiamo chi sono i Perturbazione, ma perché facciamo questo lavoro? Il pubblico a casa è preso da altre cose e forse vorrebbe riconoscere anche nel volto qualcosa di vicino a loro. Io mi auguro che sia una grande occasione poi per questi personaggi di diventare famosissimi e quindi poi di essere riconoscibili. Il problema sai qual è? Che poi non ci tornano più. Una volta sono diventati famosi non torno più a Sanremo. In genere poi a Sanremo si sa, no? Chi vince poi ha... o chi perde, forse chi perde poi ha successo, come è stato, no, per Vasco Rossi, certo, certo. E poi invece chi vince, no, finisce, non si sa, dove, come i Gelis per esempio. Ah, fiumi di parole. Fiumi di parole per noi, se lo vuoi, non sì. Si sa più che fine abbiano fatto. Beh, i Gelis purtroppo sono veramente vittime. Poi sono dei bravissimi ragazzi, io li conosco, lei è una grandissima cantante, lei è un bravo musicista, bravissima. Sono stati, come dire, maledetti da questo fatto di essere sconosciuti e vincere Sanremo. E poi purtroppo questa cosa li ha penalizzati per tutta la vita. Quindi questa formula ti è piaciuta tra ospiti e poi tra la conduzione? Sì, io contesto sempre il fatto che c'è sempre poco spazio per la musica. Sempre, si parla sempre troppo di altro, di Beppe Grillo e di tutto quello che può succedere da un momento all'altro, mentre io penso che Sanremo dovrebbe essere un osservatorio, come è stato, sulla situazione artistica italiana. Dovrebbe ritornare a fare questa sua funzione, cioè di rappresentare quello che di artistico succede in Italia e dare sfogo ai cantanti che cercano in qualche modo di rappresentare se stessi o dei momenti di grande poesia o di grande passione.
e vorrei che si parlasse solo di questo, solo della musica, solo della canzone. Ci sono poche occasioni come il festival, ma purtroppo questa cosa viene sempre contraddetta, si parla sempre di altro, si parla, ahimè, sempre di altro, e ci sono anche delle polemiche, per esempio sui fiori, no? Pochi fiori, niente fiori, sì. Oggi proprio sulla stampa ne parlavano. E va bene, quindi accendere i riflettori più sulla musica, sulla canzone, sulla sì. canzone. Quindi questo, e ci fai una classifica, prima, secondo e terzo classificato? Allora, potrebbe essere, i tre potrebbero essere Noemi, Ron e Francesco Renga. Okay. Mentre io punto tantissimo su un giovane, a parte Filippo Graziani, figlio di Ivan Graziani, non lo dimentichiamo, un grande artista, con una bellissima canzone che purtroppo è stata eliminata. Ma punto su Zibba, Senza di te, una grandissima canzone. E allora staremo a vedere. Itineranti ce ne sono veramente tante, però una radio in bici io non l'avevo mai vista. Come vi è venuta questa idea? È venuta per non stare più in redazione, perché le redazioni sono luoghi angusti, invece le biciclette sono dei luoghi di libertà. E pedalare vuol dire recuperare un rapporto con la gente, recuperare un rapporto con l'ambiente, e vuol dire anche recuperare un rapporto di maggiore franchezza con il corpo, con il fisico. Come trasmettete voi, via web? Trasmettiamo via web su Radio 105 la mattina alle 10.40 all'interno di un programma che si chiama 105 Friends. Lei è un commerciante di Sanremo, ma in questo periodo un po' i consumi, sì, c'è tanta confusione, non aumentano, sono nella norma. Ah, però quindi il festival non incentiva il consumo? No, il nostro cliente è sempre quello. Anche se gente comunque qui ne è arrivata tanta. Per i bar, i ristoranti, per pizzerie, hotel, negozi incidono un po' meno, forse. Sì. Secondo lei quest'anno c'è meno gente rispetto agli altri anni? No, secondo me c'è di più gente, molta più gente, molta più gente. E stranieri? Sì, sì, sì. Tanti russi, soliti francesi. Avanti! Avanti, no! Si fate andare! Cano! Grillo! Beppe! Devi rompere il culo! Poi Beppe, grazie! Vai, vai, grazie, Beppe, grazie! Bisogna passare da lì. Grillo! Acqua! Grillo! La Sanremo! Persa! Hai perso! Non stai dietro, mi sono perso l'acqua! Fate così, ragazzi, ma perché fate così? Beppe, ti voglio bene! Amore, ti voglio bene! Grillo, sei meraviglioso! Sei più bello! Tu sei più bello! Sei più bello te! Ti voglio bene! Sei più bello te! Thank you.
siamo qui proprio dietro il teatro Harrison, anzi accanto direi, davanti c'è Beppe Grillo che sta facendo il suo comizio ed è tutto contro la RAI, e qui invece c'è la postazione radio di RAI Radio 2, è molto attesa anche perché non si può entrare in questo momento all'Harrison, appunto perché Beppe Grillo è sul red carpet con tutti i giornalisti dietro e ha un po' intasato l'ingresso. Non ci fa passare, ma deve trovare un posto dove dire le sue cose, quindi questo è un palcoscenico per tutti, per i cantanti, lui è un comico e quindi è giusto che sia qua a raccontare la sua storia. Scusi, con tanti posti che c'erano, Grillo proprio qua doveva venire. Siete pronte per entrare all'Harrison? Sì, siamo pronti. Siete di Sanremo o venite da... No, io sono di Bergamo. Da Milano. È la prima volta che venite qui? Io ho 36 anni. Sì. Per me invece è la prima volta, infatti imparo dalla signora. È vero che sono costosissimi i biglietti dell'Harrison? Ho 100 per sera, è l'ultima sera. Ma per essere, se lei prende tutto il blocchetto paga 100 in meno, no? Perché un teatro normale paga 100 euro, non è che sia. Se no non ci verrei, se paga troppo, No, in platea costa. Si può fare, si può fare. Questa è ritrosia. Devo cantare, devo parlare poco. Ho capito, ma canti con i mitici per turbazione che sono molto vitali. Appunto. Quindi, in realtà. Grazie. Guardi, alla tendenza. Cioè, fotografo. Ma che voleva? Non si riesce ad entrare perché evidentemente Grillo ostacola l'ingresso degli ospiti. Questa è una manifestazione allegra, in questa settimana dobbiamo essere un po' più sereni, non è il posto ideale per fare questa manifestazione, forse la sua sarà giusta ma non in questo posto. Di Beppe Grillo che sta arringando le folle dietro di noi, peraltro parte della folla condivide, partecipa con applausi. Sono applausi sparuti, ma anche gente che urla. Divide le folle, giustamente, le folle. Come sta facendo da qualche tempo. Sicuramente le arringa in maniera generosa. Forte, generosa. E siamo con Daniela Fazzolari, protagonista del video Come gocce di caffè, che domani sarà presentato a Casa Sanremo. Sì. E come sei arrivata oggi, prima giornata del festival, quali sono le tue impressioni? Beh, per me è la prima volta qui a Sanremo, per cui insomma è un po' tutto da scoprire. Sono qui con la band appunto dei Sovema e con il mio fidanzato Sergio Sparascio, che anche lui è protagonista insieme a me, quindi è un'avventura che condividiamo e quindi insomma speriamo di essere anche di buon auspicio per loro, ecco. Come è stato per te girare questo videoclip, anche perché tu sei abituata, perché vieni da 100 video? Beh sì, io ero forse quella più abituata, però devo dire che tutti quanti c'è stata una bella sinergia, e quindi anche chi era le prime esperienze come lui, come l'altra ragazza Federica Foti, e poi avevamo anche un cameo d'eccezione con Giuca Scasella, che si è prestato anche lui a fare l'attore in modo magistrale, quindi insomma... Ancora non abbiamo visto, però si sente che ci sente. È la prima volta che venite qui? No, veramente ogni anno veniamo a vedere. Questa sera c'è Letizia Castà, Ligabue, insomma qual è il vostro artista preferito? Siete qui per qualcuno in particolare? Veramente io no, quest'anno non ho dei preferiti, l'anno scorso avevo alcuno per cui abbiamo anche votato, però non va sempre così come uno, è una questione dei gusti. Tu hai dei preferiti? No, sentiamo le canzoni e poi vediamo. Salad baby.
prossima. Sì, grazie. Ascolti, tra gli ospiti invece chi ha preferito? La Farah Karrà sicuramente. Che cosa ha cantato? Ha cantato una canzone che sinceramente non conoscevo, ma mi è piaciuta molto perché lei è una ragazza, una donna molto grintosa. Poi c'è stato il duetto Garrafazio? Sì. Castafazio? Sì. E poi Ligabue? Sì. Sì. Per ora fa la cara sul tutto. Di tutto sommato, che voto dà questo festival? Direi un 8. C'è stata una fase iniziale non delle migliori, però poi si è ripreso. Perché c'è stato un colpo di scena. Esatto. Cosa diciamo. È successo? Ma di due signori della Campania che comunque avevano le loro problematiche lavorative, quindi chiedevano un attimino di ascolto. Poi Fazio ha letto la loro lettera. Sì, l'ha spiegato. Grazie. Grazie. Voto al festival. Quando si riescono a portare cantanti come Cat Stevens, gente come Raffaella Carrà, ottimo. Poi Fazio non si discute, è una sicurezza. Al di là dei numeri, è la bellezza della qualità, quella che fa, garantisce Fazio. Si è aperto un po' con una protesta questo festival. Prego? Si è aperto con una protesta da parte di alcuni... Ma bisognerebbe vedere chi sono i due signori, perché io sono sempre molto attento a vedere chi sono, al di là della bontà possibile della protesta, bisogna vedere chi sono in realtà. Quindi io aspetterei sempre 24 ore per capire cosa c'è dietro. La performance che sta a Fazio? Ma che sta, conosco bene... È stata divertente, ma no, ma guarda, c'è tutto, c'è veramente di tutto, c'è la, dove vai con la, se la banana non ce l'hai, Cat Stevens, poi non lo so quale, scegliete voi qual è la cosa migliore. Terra, un voto a questo festival. Beh, non abbiamo ancora sentite tutte le canzoni, quindi domani sera sentiamo le altre, vediamo. E per questa prima puntata? Ma a me è piaciuto molto. Piaciuto. Gli ospiti? Beh, Cat Stevens, non si discute nemmeno. Pianista, che ti è sembrato? Ah, mi è piaciuta molto. Poi di piazza. Un giudizio sulla conduzione, Fazio. Bravi tutti e due, una bella serata, mi sono piaciuti, mi sono divertita, gli ospiti belli e poi la mitica Raffaella Carrà. Tutto bene. E la Castà? La Castà, sì, carina, ma hanno fatto più gli altri. So. Grazie, buonasera. Vi è piaciuto il festival? Sì, tantissimo. Voto da 1 a 10? Questa serata a 10. È stato un inizio spettacolare. Speriamo continui così anche nelle prossime, le prossime serate, perché è stato veramente emozionante. I conduttori? I conduttori, beh, erano già rodati dall'anno scorso, quindi sono... hanno un buon feeling, sono simpaticissimi, tengono l'attenzione, il divertimento anche, e anche tematiche più serie, ma sono, valgono totalmente di essere su questo palco. Tra gli ospiti, chi ti è piaciuto di più? Cat Stevens, Ligabue, la Carrà? Appena uscito a vedere Cat Stevens ho ancora lacrime agli occhi, non ho parole per descriverlo veramente. Sono capace con una sedia, una chitarra, un microfono di fare quello che... Gli artisti sono bravissimi, ma dà un'emozione che nessun altro riuscirebbe a dare in questo modo. Inizia Castà. Sì, cantante in gara. Sì. Cantanti in gara di stasera non salvare. Le canzoni sono bruttissime, secondo me. L'anno scorso erano tutte belle. Infatti, invece i presentatori? Bravi, un po' scontati, però bravi. Grazie mille. Sanremo Doc, che sì. Come ti chiami? Giancarlo Parisi, questo è il mio brano, Oltre il Destino, l'inedito che sto presentando a Sanremo Doc, programma di Daniele Date, al Palafiori. Quando lo presenti? Già l'ho presentato ieri, sì. Ci sono state le registrazioni, oggi le interviste lo daranno sul canale 606 di Sky, del digitale 835 di Sky, scusate. Da questo accentino? Da questo accentino si sente che sono siciliano, non lo so, dovrei studiare un po' di dizione. Però chissà, se qualcuno mi vorrà produrre mi farà studiare anche per diventare un po' più bravo. Che genere di musica? Pop rock, anche se mi piace svariare sul swing, sul jazz e anche sul rock un po' più pesante. Che età hai cominciato a cantare? A 16 anni, anche comunque se già da piccolo cantavo nelle recite, nei musical, però più professionalmente diciamo a 16 anni che ho studiato e quindi facendo piano bar nei matrimoni, le solite cose, la gavetta. Al
ristorante pizzeria all'Antico Casale, Egidio Montoli, campione del mondo 2011 di pizza senza glutine, vi propone nuovi e prelibati gusti di pizza e raffinati piatti a base di pesce. In via Strada Statale 106, Lazzaro, Reggio Calabria. Ehi, lo hai saputo? Ne parlano tutti e tu sei ancora lì? Dai, che ci vediamo al Metropolitan Pub. In un'ampia sala all'aperto potrai gustare del menù fisso a soli 13 euro, con aperitivo, stuzzicheria assortita, pizza al metro a volontà e birra inclusa. Sì, hai sentito bene, solo 13 euro. Ma non è tutto. Il Metropolitan Pub prepara anche specialità di carne alla griglia, antipasti caserecci e ha il servizio gluten free. Metropolitan Pub, strada statale Ionica 106, seconda traversa 4648, Pellaro, Reggio Calabria. Info e prenotazioni allo 0965 35 88 31 e al 340 84 98 272. Caffetteria, pasticceria, rosticceria, Bar Winner. Le squisite torte personalizzate, gli ottimi aperitivi della casa, i deliziosi gelati artigianali fanno del Bar Winner un vero campione di bontà. È in via Nazionale 89 a Gallico, Reggio Calabria. Stocco, un prodotto ittico pregiato e la cultura enogastronomica di un territorio. Stocco e Stocco fa riscoprire una pietanza dal sapore delicato, una sana consuetudine sulle vostre tavole, un prodotto che conserva la lavorazione rigorosamente artigianale. Stocco e Stocco presenta una novità, i prodotti a lunga conservazione, confezionati con l'utilizzo di nuove tecnologie e senza l'aggiunta di conservanti, un sistema innovativo che non altera le proprietà nutrizionali, preservando qualità, profumo e colore, consistenza e sapore. Conserva in frigo lo stock a fisso il baccalà di Stocco e Stocco per avere sempre in casa un prodotto prelibato, leggero e nutriente. Stocco e Stocco Cittanova, www.stoccoestocco.com. Quando il mio sguardo si perde all'orizzonte, vedo tutto ciò che desidero. Vedo un mare di un colore così intenso da sembrare un dipinto. Una struttura ricettiva, circondata da rigogliosa macchia mediterranea, con camere dotate di tutti i comfort. Il ristorante con menù alla carta a base di pesce è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Le sale ampie e la piscina panoramica ne fanno il luogo ideale per qualsiasi evento. Capo Sperone Resort, goditi il paradiso. Siamo a Palmi, in contrada Malopasso 106. Per info 0966 47 97 53 o www.caposperone.com. Lei ha protestato in questo pezzo? Sì, noi abbiamo protestato perché ci sono stati 170 suicidi dal 2014 ad oggi e praticamente nessuno ne parla, nessuno ci dà voce a queste persone, sono anche imprenditori, operai, disoccupati, di tutte le categorie che vengono praticamente lasciate abbandonate e poi fanno il gesto estremo. Faccio comunque la lettera, poi la lettera. Che... Sì, la lettera però è stata un po' quasi un contentino. Adesso io vedere queste persone così veramente sono stato male, perché a pensare a fare quel gesto estremo veramente non è, è bruttissimo per chi si trova veramente in brutte acque. Fare un appello, attenzione, se pensate di assomigliare a un qualcuno, voi cliccate su www.sosiafansclub.com, perché è un punto d'incontro per tutti i sosia d'Italia. Questo è molto bello saperlo, perché almeno se uno pensa o conosce un qualcuno che assomiglia a un qualcuno, può cliccare su questo sito e, perché no, far parte di questo fans club, ti pare? Cannone, ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo.
perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole sono tutte uguali, ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo, no? All'improvviso viene voglia di cantare. Poi vedremo. Se viene voglia di cantare, canteremo. Perché ha paura della gente? E se ne scappa senza salutare a noi. Ma che cazzo? A me ne fare una fotografia che la gente non ha avuto. Ci pensiamo noi a fermare. Tu non ti dici niente a noi. Sogni, cacciatori di occasioni, mercanti, pirati, ladri di emozioni. Diremo adesso basta, ma non cambieremo. Perché Sanremo è Sanremo. Sanno di zucchero, di fragole e limoni. Quanti gusti diversi, le ragazze e le canzoni. Fan ridere, fan piangere, ci ricascheremo. Perché Sanremo è Sanremo, no?